Teatri abitati, cioè nel senso perché voi, no? Perché da fuori, cioè soprattutto in una regione depressa come la regione Lazio, cioè ci sembra una roba, dice, mazza questi, cioè, non sì, sanno. È ovvio, no? Che da lontano. Forse anche al merito di un certo marketing territoriale. Sì, certo. Certo. No, che diciamo che è strano, no? Se ci pensate che Roma, che è una città tanto grande, che non è solo dei romani, ma di tutti gli artisti che sono venuti ad abitare a Roma, cioè, quando dico che non c'è un posto dove provare, vuol dire che non c'è un posto, ma uno che è uno. E quindi ovviamente la forza di Perdutamente è anche il fatto dell'eccezionalità di avere un luogo che non fosse la cantina del Collatino coi topi umida e che ovviamente è una sala per 50, 100 compagnie, che quindi ha anche quella diventa un'accessibilità ai limiti dell'impossibile, perché quindi sicuramente questo c'era l'eccezionalità di avere un luogo istituzionale a disposizione, no? Cioè che non è un luogo ricavato, un luogo occupato, che ha un valore anche questo, ma non per, cioè, tutte queste compagnie tra l'altro se esistono è perché c'è l'illegale a Roma, che è un tema appunto essendo romana e lavorando a Roma di cui non posso non parlare, perché se loro esistono ma davvero e profondamente è solo perché ci sono gli spazi occupati, che si sono occupati di queste compagnie in modo sostituendosi alle istituzioni in assenza di istituzioni. Quindi infatti le uniche cose che sono state ospitate all'interno delle 3 settimane di apertura sono state le creazioni di Angelo Mai, che è uno spazio occupato di Roma, e Collatino Underground. Per non, diciamo, il teatro di Roma, che è il teatro della città e quindi di questo si dovrebbe occupare, non è una sua vocazione, proprio appunto parlando di vocazioni, proprio il territorio non è una sua vocazione, e questo è stato un incidente, no? E perché non è, e non è per niente per parlare di o per lamentarsi o per cioè fare questo, ma è che proprio i luoghi generano, ed è innegabile, perché altrimenti se tu provi a casa tua in cucina è molto difficile la permeabilità, perché la permeabilità ce la puoi avere solo con tua madre che deve cucinare, perché tanto vivi con tua madre, perché non puoi andare a vivere da solo, e cioè nel senso è un po' difficile la permeabilità, no? Cioè nel senso che è proprio complicata, cioè la permeabilità la può dare solo uno spazio altro, un posto dove tu puoi andare e incidentalmente incontri delle persone, no? Certo. Certo. La residenza lavoriamo tantissimo, perché poi lavorano tantissimo col territorio, con le questioni, sì. Gli spazi sono comunali, sono della provincia. Bisogna vedere che obblighi gli mette la regione, perché, sì, esatto, questo, perché se tu hai un obbligo appunto di negozium tutti, esatto, i giorni, però, capisci che è un po' difficile. Il valore di anche dire una volta l'anno apriamo 10 giorni la residenza, vediamo cosa succede in questi 10 giorni. Magari di più, mese, però, no? C'è anche occupare, no, ma diciamo la convivenza, io diciamo PAV in generale poi di questo si occupa, di far incontrare le persone, direi, se proprio dovessi dire il centro, e di fare, che è un luogo ovviamente non fisico, ma un luogo virtuale, PAV, in cui quello che abbiamo sempre cercato di fare è far conoscere tutti gli artisti con cui lavoriamo separatamente, di farli incontrare. Ovviamente in un luogo virtuale è più difficile che le cose succedano, però un po' succedono. E l'occasione di avere cioè veramente di vedere
degli artisti che si occupano degli spettacoli di qualcun altro è una roba meravigliosa, cioè anche rispetto alla propria opera, alla propria opera d'arte, cioè il fatto di cioè prima di te c'è lo spettacolo della tua collega e tu ti tocca mettergli le luci, no? Tu dici ma come, io però tra due ore tocca a me, cioè ma quel grado di separazione dalla propria opera e di responsabilità, diciamo, di insieme è un esercizio fantastico, anche poi quando si ritorna alla propria di opera, proprio alla piccola cosa propria, al proprio orticello. Cioè ho visto proprio negli artisti con cui ho lavorato e soprattutto in quelli che si sono occupati di più di questo aspetto, un salto ma impressionante dal punto di vista del pensiero sul proprio lavoro e del pensiero artistico-politico, no? Di quella roba lì. Il fatto che imporre che la cioè che tutti avevano la responsabilità, ma dal punto di vista etico, morale, artistico, personale, politico, del tutto, che appunto si collega al concetto di autoprogrammazione e quindi della responsabilità che ci si prende, quindi è come avere l'ansia non solo prima che inizia il tuo di spettacolo, ma prima che inizi lo spettacolo di tutti, e avere la responsabilità del foyer, perché era un grande tema, foyer, soprattutto io ero l'incubo sul foyer, cioè di avere la responsabilità della fluidità del passaggio degli spettatori, preoccuparsi dello stare, no? Cioè non solo quindi del che ci sia silenzio mentre c'è il proprio spettacolo, perché alla fine, cioè, diciamo, era no? Cioè, ma allontanarsi il più possibile da quel pensiero lì, che è però nel momento in cui degli artisti gestiscono uno spazio, è inevitabile, cioè nel momento in cui decidi di aprire le porte, è inevitabile aprire le porte ad altri artisti o al pubblico o le due cose insieme, cioè di allontanarsi il più possibile dalla propria cosa e dal silenzio che si deve creare intorno al tuo spettacolo. Cioè l'obiettivo che noi ci eravamo dati, ovviamente non raggiunto, ma che era comunque, era importante esserselo dato, era che l'ideale sarebbe stato fare gli spettacoli con tutte le porte aperte e con il foyer che funzionava, col bar aperto. È ovvio che non l'abbiamo fatto e forse non era giusto farlo, però era come il verso, no? La tensione era quella cosa lì, cioè l'ideale sarebbe stato quello. Un ideale non da raggiungere, ma solo da tenere lì, no? Porte, tre sale, sei porte aperte, bar sempre acceso. È ovvio che non è possibile, perché ci sono lavori che hanno il diritto di avere la giusta protezione, però e di certo non è un ideale che si può mantenere, o era relativo a questo progetto, cioè non è certo una cosa che tu dici. Non è un ideale che metterei nella gestione di un teatro sempre, cioè non è assolutamente questo, ma questo esercizio, cioè che è di guardare tutti nella stessa parte, no? Cioè volgere lo sguardo tutti verso lo stesso punto, è una roba di coreografia morale, di quelle proprio insomma di grande respiro, cioè, e penso che avere un luogo, avere la possibilità di lavorare su un luogo per quello che riguarda veramente la parte chiusa, prendersi il tempo di lavorare anche su questo e quindi sulla permeabilità del proprio lavoro ogni tanto, no? Quindi non come obbligo continuo, e soprattutto per chi vuole stare a quel gioco, non può essere una violenza, no? Penso sia un esercizio veramente di grande respiro. Ma io volevo chiedere la chiamata, diciamo, al passaggio, no, dei cittadini era mi sembra di capire individuale, non collettiva, cioè nel senso che uno alla volta in coda o... No, loro prendevano degli appuntamenti, okay, per questo prendevano degli appuntamenti. Uno era diciamo... Arrivava, lui telefonava o scriveva una mail e diceva io sono libero venerdì pomeriggio, e tu come dall'estetista ti diceva ok alle 15:30.
Però poi la fruizione finale era collettiva. Era collettiva. Cioè eravamo era come una mostra, nel senso che l'opera era aperta dalle, ora non me lo ricordo bene, però tipo 8-9 ore al giorno. Tra l'altro è stata aperta alla fine di questo, come dato di cronaca, è stato aperto gli ultimi due giorni di Perdutamente, abbiamo chiuso con quest'opera finale, e poi a febbraio, quindi dopo 3 mesi, il Teatro di Roma, siccome c'era tanta gente non era riuscita a entrare, perché poi sono 2 giorni sotto Natale, ma è tutta una serie di dati di cronaca, abbiamo rifatto una settimana solo di opera, cioè solo di apertura della mostra, quindi abbiamo riallestito e siamo stati aperti un'altra settimana. Tra gli artisti e i fruitori divergevano, saranno stati divergenti, cioè, tra chi ha partecipato e chi ha fruito, ovviamente. Beh, diciamo che più o meno chi ha partecipato ha raggiunto molte più persone, più o meno 5-6 volte almeno. Poi un'altra cosa, che è un altro passaggio ulteriore che riguarda Arte Lost, ma che è interessante per questi discorsi di permeabilità, che per l'ultimo giorno di Perdutamente, quindi è stato aperto due o tre giorni, comunque molto poco, l'ultimo giorno gli artisti autori di Perdutamente, quindi le tre compagnie, hanno chiesto ad altri artisti, non solo di Perdutamente, di aspetta, adesso ve lo dico bene, non voglio dire cavolate. Allora no, ad artisti di Perdutamente, perché l'hanno fatto 2 volte, poi quando abbiamo riaperto a febbraio invece ad artisti altri, però è che è un passaggio molto interessante, hanno chiesto a, nello specifico a MK, nel caso di Perdutamente a MK, De Florian Tagliarini e a Federica Santoro, di fare il loro, quello che avevano presentato durante l'apertura al pubblico, di farlo dentro Arte Lost. Quindi c'era stato come un altro, cioè veramente tipo la permeabilità al cubo, cioè quindi c'erano lì delle persone che erano lì per vedere fondamentalmente una mostra o per rivedere il proprio oggetto riorganizzato, le proprie tracce riorganizzate, e così a ipertradimento, stac, c'erano delle incursioni artistiche, delle performance di altri artisti, nello semplicemente con una collocazione spaziale, quindi c'erano gli MK sulla mappa di Roma che a un certo punto apparivano, c'erano De Florian Tagliarini in mezzo agli oggetti e c'era Federica Santoro nel corridoio dei consigli, quindi diciamo un'ulteriore incursione di altri. Poi invece un processo di passaggio, quindi ancora ulteriore, è stato fatto quando abbiamo riallestito Arte Lost a febbraio. Gli artisti di Arte Lost hanno chiesto ad altri artisti di rielaborare le tracce. Per esempio hanno chiamato due disegnatrici, MP5 e Chiara Fazzi, che sono una muralista e una disegnatrice, di lavorare sulle storie. Quindi a un certo punto dell'apertura, la sera finale, c'è stato, a un certo punto è partita un'animazione nel foyer di disegni di MP5 fatti sulle storie raccontate al telefono, quindi un ulteriore filtro che è anche un'ulteriore potenzialità di questo progetto, cioè per esempio vado a Gerusalemme, io allestisco l'opera d'arte con tutto quello che ho raccolto qui a Gerusalemme e poi chiedo anche a degli artisti di qua di fare una loro rielaborazione di alcune tracce, che quindi è un altro livello di consegna, no? È un altro ponte rispetto a un luogo. Chi sosteneva tutto il progetto? Cosa? Quali istituzioni hanno sostenuto? Era all'interno di Perdutamente, era in questo progetto del Teatro di Roma, in cui ogni compagnia aveva per la residenza, quindi era fondamentalmente ogni compagnia aveva a disposizione lo spazio secondo organizzazione interna, e per quello che abbiamo deciso noi era lo spazio era sempre per tutti, quindi 3 mesi di spazio a disposizione con una scheda tecnica di base per tutti, e con dei noleggi extra però sull'apertura, la scheda tecnica di base per la residenza, dei noleggi extra per l'apertura al pubblico, 5.000 euro a compagnia. Quindi 18 compagnie, 5.000 euro sono tutti? Okay. Beh,
5.000 euro a compagnia. 5.000 euro a compagnia, scheda tecnica, due tecnici a disposizione durante tutta la residenza, poi con un piccolo incremento, cioè diciamo che sull'apertura al pubblico. Queste erano le economie messe a disposizione. Diceva tantissimo 5.000 euro. No, non a compagnia, dico moltiplicato per le 18. Certo. Beh, se pensi a quanto gli sarebbe costato programmare, certo, 3 mesi. Certo, sì, sì. Cioè ha fatto una mossa giusta. Giusta. Sì, sì, giusto. Suo malgrado, penso, ma giusto. Dico... Non se ne è accorto. Non se ne è accorto. Cioè non se ne è accorto. Sì, io questo stavo pensando. Cioè, non se ne è proprio accorto. No, cioè gli è... Ma è successo. È venuto male a vedere, cioè, era in tournée, cioè nel senso ha risolto un problema con intelligenza. Sì, con intelligenza, sì, sì. In 4 mesi però c'è stato un mese di specchio, tutte le sere c'era, sì, sì, c'era tutto dicembre, cioè. Tutto dicembre, cioè, poi la cosa molto interessante è che questo suo non occuparsene però per noi era bello perché comunque avevamo una libertà assoluta. Assoluta. Poi è stato presente in Teatro di Roma in altri modi, cioè alcune persone venivano, cioè non è che non veniva nessuno, venivano sempre, c'era qualcuno la sera. Però è stato era interessante anche la contrattazione con gli uffici, perché erano 18 compagnie che chiedevano la stessa cosa, quindi ovviamente hai una forza gigantesca. Rispetto a questo che dici, io ho ricapitato a Cagliari di fare una riflessione, nel senso che lo stabile di Cagliari sta organizzando nel periodo di ottobre un festival, diciamo, dove chiamano artisti o compagnie di regioni al di fuori Sardegna, e il primo anno ha chiamato la Lombardia, il secondo anno la Toscana, e con i Sotterranei siamo stati lì. La cosa strana, che poi è un po' quello che mi sta rivelando in mano, è che soprattutto per loro che sono di compagnie toscane, è stato incredibile trovarsi per la prima volta a contatto tutti insieme. Cioè, come se in realtà la tendenza di adesso fosse quella di lavorare sempre chiusi da soli nella propria stanzetta, o chi è fortunato nello spazio, o come qua in Puglia teatro, ma l'impossibilità quasi istituzionale per la mancanza di soldi, per la mancanza di questo tipo di progetti come Perduta Mente, di trovarsi insieme e di cominciare a dire, ma mettiamoci in rete, proviamo a fare un progetto un po' più grande per prendere il mio bacino, metterlo insieme al tuo, e in qualche modo anche cominciare, per il discorso che fai volontariamente, che è stato è riuscito a programmare il progetto, a sconfiggere un po' questi mostri giganti, questi grandi che in qualche modo tendono a isolarti e a spegnerti, no? Non so, tipo, forse in Puglia questa cosa delle residenze abitate è molto importante a livello economico e anche di spazio, però tende a coltivare sempre... Ma questo è un po' un problema, diciamo, legislativo, penso, cioè proprio delle... Non conosco bene le regole dei teatri abitati, però, diciamo, questo è un problema quando, insomma, che c'è... Cioè, non so, per esempio, quando sono nati, no, gli stabili di innovazione... che poi sono stati dati a delle compagnie, quello che il risultato delle stabili di innovazione è disastroso. Cioè sono le compagnie che fanno i loro spettacoli, cioè punto. Non è, tranne rarissime eccezioni. Quindi è ovvio che se tu non metti, ovviamente dipende anche da quello che chiedi. Sono andata a Prato 2 settimane fa, c'era una importante riunione sulle residenze. E c'è stato un convegno a cui non ho partecipato, ma il giorno prima c'è stato un tavolo di lavoro molto interessante, più o meno eravamo una trentina, e c'era anche Tatà, è un teatro abitato? Sì, sì, sì. Prato. Sì. E c'era anche D'Ippolito della Puglia, e cioè della Puglia c'erano D'Ippolito e Tatà. E si è parlato molto di questa cosa anche, diciamo, non mi ricordo, Gaetano c'era di Tatà, che mi sembrava non volesse contraddire D'Ippolito, insomma, poi ovviamente non conoscendo bene le dinamiche interne non capivo, però è ovvio che mi sembra, da quello che raccontava lui rispetto a Tatà, hanno un tale obbligo di programmazione
ma allucinante, anche, mi sembra anche sovrastimato rispetto alla richiesta, cioè nel senso, ma adesso che in un paesino, ma loro non tata che stanno a Taranto, ma se penso alla stessa regola trasportata a uno che ha un teatro abitato in un piccolo centro, ma che te programmi tutti i giorni, ma chi ci deve venire? Cioè nel senso, non è possibile, cioè devi avere la libertà di fare altri progetti, ma proprio perché poi quando apri venga tanto pubblico, cioè che tu ti possa dedicare in modo serio alle residenze, alla creazione, alla formazione, che se no, cioè nel senso... Ma penso che la formazione rientra nella cultura, cioè... Rientra? Sì, che io sappia rientra. Io non so, non ne so le regole, quindi capito, non... Però... Penso... Non lo so, penso... Sì, no, comunque hanno veramente anche per... Adesso io appunto veramente non voglio parlare di cose che non conosco, non so... Volevo farvi vedere un video di Arti Lost che dura 30 secondi, così vedete, per chiudere questa... E verrà riproposto il domani, secondo te? E diciamo, adesso, oggi che è il 27, tra 3 giorni nominano un nuovo direttore, il nuovo presidente del Teatro di Roma. Ah. E... diciamo, nei progetti di Lavia c'era di farlo 3 volte. Questo per 3 anni con un nome diverso, cioè diciamo sulla perdita, poi non me li ricordo gli altri due su cosa erano, però sempre temi di questo insomma, di questa ampiezza, tipo la perdita, insomma. E, aspettate un attimo. Poi c'è un'altra, sempre rispetto alla permeabilità e per passare a tropici. C'è il progetto che ha fatto MK perdutamente. MK è una compagnia di danza, e, danza e ricerca sonora. Il coreografo, il direttore artistico della compagnia è Michele Di Stefano e loro per perdutamente hanno fatto un progetto, anche loro hanno fatto un passo indietro rispetto alla propria creazione, perché comunque nel Galateo c'era la regola che se tu facevi, cioè comunque ogni compagnia doveva fare qualcosa per tutti, quindi anche se tu facevi il tuo spettacolino, sempre col, dico, non dico spettacolino per dire una cosa, cioè non che fosse una scelta di serie B, però dovevi comunque o durante la residenza o durante l'apertura occuparti di qualcosa che fosse di tutti. E ognuno l'ha risolta in vari modi, diciamo. Beh, i Tony Clifton Circus hanno fatto uno spettacolo sulla box e tutte le settimane il loro maestro di box veniva in India e faceva una lezione di box per tutti. Quindi anche risolta con delle cose, diciamo, non per forza di dispositivo artistico, no? E MK ha deciso di non lavorare su uno spettacolo ma su un ambiente coreografico bellissimo che si chiama Clima. Quindi loro tutti i giorni, loro hanno fatto anche un laboratorio, ci sono stati anche dei laboratori durante le residenze, 3 o 4, tra cui uno degli MK, a partire dal nucleo che era nato durante il laboratorio, quindi di spettatori, di interessati alla danza, di danzatori o mezzi danzatori, hanno aperto nel foyer una specie di agenzia di viaggio dove c'era un hostess e tu ti potevi iscrivere, c'erano i danzatori di MK a disposizione per insegnare una micro partitura coreografica, quindi insegnavano agli spettatori una piccola, ma piccola partitura coreografica, e questa, diciamo, questa apertura era tutti i giorni 2 ore, nelle prime 2 ore di apertura al pubblico. Dopodiché il gruppo che si era formato quella sera andava in scena tra uno spettacolo e un altro. C'era, adesso per farvelo capire ve lo faccio vedere, che anche questa è ogni sera. Loro sono stati aperti tutti i giorni. Ci sono degli artisti che hanno scelto di la quotidianità. Sono stati MK con questo progetto e Artefatti con un altro progetto molto interessante
sulle biografie degli altri artisti. Quindi hanno fatto un progetto che si chiamava Nollywood, gli artefatti che andavano in scena tutti i giorni come prima cosa alle 7, un orario infame, però andava bene così. E quindi loro, stiamo parlando di un'iperproduttività, cioè loro durante le residenze hanno fatto delle interviste a tutti gli artisti su delle cose tipo la tua canzone preferita, cioè chiacchierate libere e poi delle risposte precise a determinate domande. E ogni giorno, noi siamo stati aperti 21 giorni, loro per 18 giorni hanno presentato ogni giorno una compagnia attraverso delle persone, cioè quindi facevano uno spettacolo a partire dalla biografia di quella persona. Beh, una performance. Sì, comunque sì, lo montavano il pomeriggio per la sera. E quindi loro avevano fatto delle prove interne per creare come un modello, no? Che poi applicavano a tutte le... cioè c'era qualcosa di seriale. E invece Clima era quindi tutti i giorni un episodio diverso. Invece Clima era così, cioè tutti i giorni però aveva degli altri, degli spettatori, quindi insomma era, il risultato anche era vario. Se non sbaglio, adesso non so cosa sto per farvi vedere, però questo sì, è questo, ed è un po', secondo me racconta tanto di Perdutamente questa roba. Vediamo se riusciamo a vederlo. Insomma, adesso mentre lui si carica vi parlo di Tropici, che è una, secondo me appunto, una diretta conseguenza anche di questo tipo di lavoro. Hanno questo. Ah sì, ecco. Sì. State per assistere alla performance. Ah, perché ogni volta Clima veniva presentato da uno degli artisti per spiegare cos'era. Ideata da MK. Durante tutto l'arco di Perdutamente si svolge ogni giorno e ogni giorno gli spettatori partecipano a delle istruzioni e si possono iscrivere a partire dalle ore 20 all'agenzia di viaggi che si sta dicendo quello che dico io di solito per ricevere queste istruzioni per poi realizzare questa performance che state per vedere. Grazie. Forse che facciamo? Metto in pausa? Lo facciamo caricare. Ma lui si carica, poi ve lo faccio vedere. Puoi abbassare un pochino che adesso mi sento tutta gigante. Ok. Insomma, quindi Tropici è nato da tante riflessioni fatte durante quel periodo, che è appunto una... e soprattutto Michele durante Perdutamente l'ha utilizzato per ragionare molto sulla programmazione. Cioè, diciamo, per lui è stato un percorso anche volto a ragionare sul rapporto col pubblico, quindi sulla programmazione. Michele non aveva mai, tranne piccoli episodi, sottoprogetti, eccetera, ragionato su questo tipo di formato. Cioè, lui di solito fa le sue coreografie o ragiona su dei dispositivi coreografici, però non è qualcuno, non è un programmatore. Quindi abbiamo, e devo dire Perdutamente per lui in particolare, come per alcuni altri, è stata un'occasione di ragionamento e anche di esperienza molto reale su questo. E quindi poi questo ha coinciso con un invito dell'Angelo Mai, che è uno spazio molto importante a Roma
su, che si occupa di tante cose, uno spazio misto che fa serate di discoteca, c'è un'osteria, fa teatro, musica, è storicamente molto legato alla musica dal vivo, che però poi negli ultimi 4-5 anni, soprattutto da quando ha chiuso il Rialto, che era invece lo spazio occupato più legato al teatro, l'Angelo Mai si è preso anche, diciamo, la responsabilità di occuparsi in modo più specifico di teatro e performance. Quindi c'è stato questo invito da parte di Giorgina, che è la direttrice dell'Angelo Mai, di ragionare su una programmazione legata alla performance e alla danza. E quello che gli ha proposto Michele è un appuntamento periodico, che lui ha chiamato Tropici, legato alla performance e legato a, diciamo, assolutamente in questo caso a un time specific, proprio perché tutto quello che, insomma, Michele lavora tanto sull'esotismo, quindi diciamo tutto quello che è site specific è molto lontano da lui, cioè il rapporto col luogo per lui è una cosa, ma non, adesso non voglio raccontare la poetica di Michele, però insomma è sempre qualcosa, è un rapporto sempre molto distante coi luoghi, è una persona che lavora molto sull'estraneità e quindi sul lavorare su un territorio assolutamente senza volerlo conoscere. Questo si accompagna a tutto un lavoro da anni che lui fa sul turismo, che è assolutamente questo, no? Cioè io non conosco un luogo e lo attraverso con uno sguardo da estraneo e senza la presunzione di conoscerlo e neanche tra l'altro senza la voglia di conoscerlo, ma solo di attraversarlo, no? Di vedere paesaggi. E diciamo, questo è un pensiero che diciamo, si può ritrovare nei suoi ultimi spettacoli. Tra l'altro MK è una compagnia che seguo in generale, perché Pav segue 4 compagnie romane che facciano tutte parte di Perdutamente. E quindi insomma, diciamo, questa è una cosa che si può vedere in tutti i suoi ultimi 4 lavori. E è un po' un atteggiamento che lui ha cercato di coltivare, di sperimentare a Perdutamente e che sta sperimentando in altra forma a Tropici, che è semplicemente la coabitazione di artisti per un tempo molto preciso, che è quello di 2-3 giorni, in modo periodico, più o meno stagionale, quindi una volta ogni 3-4 mesi, all'interno dell'Angelo Mai, con delle operazioni artistiche, diciamo, non finite, con delle cose complicate da presentare, con delle derive, cioè quindi gli artisti che vengono con delle cose un po' laterali rispetto alla loro produzione artistica principale, cercando di creare un atteggiamento corporeo, come dice lui, sia per chi viene sia per gli artisti che sono lì, assolutamente rilassato, ma nel senso proprio vero del termine, assolutamente non attaccato alla cosa che si sta vedendo per quello che riguarda gli spettatori o alla cosa che si sta facendo per quello che riguarda gli artisti. Adesso, come tutto questo si traduca in realtà, non so spiegarvelo, dovreste venire. Però c'è questa cosa, le persone... Piccole regole, le persone possono entrare e uscire dagli spettacoli perché la porta questa volta è sempre aperta. Fuori c'è sempre altro, cioè il richiamo del bivacco è sempre presente. È sempre presente, c'è un'osteria attiva dove... E anche il livello di attenzione delle cose proposte... è molto fluttuante, cioè alla stessa persona vengono proposte cose in cui è richiesta una grande concentrazione, conferenze di notte, cioè cose estremamente che richiedono una concentrazione precisa, a cose di assoluto proprio esatto, cioè vaudeville proprio gli spettatori reagiscono in modo estremamente felice a tutto questo, perché questo poi si collega a Short Theater, con cui chiudo, perché è la cosa, diciamo, forse in questo momento meno interessante, è sicuramente la cosa che a me interessa di più, però è meno interessante perché è un dispositivo
talmente per me sperimentato che diventa un po' più difficile parlarne, però chiudiamo con quello poi, che è ovviamente e assolutamente giusto che una persona possa passare da che urla e si beve il bicchiere di vino e dopo un nanosecondo sta seduto in platea, zitto, muto, ad ascoltarsi una conferenza sull'astrofisica. Cioè, e le persone sono pronte a tutto questo e non, anzi, sembra quasi non aspettino altro, cioè di poter passare, cioè di non dividere più i luoghi e i tempi, quindi qui la permeabilità è assoluta tra, tra confezione, cioè tra quello che viene proposto, cioè conferenza, DJ set, spettacolo, cibo, cioè una permeabilità assoluta da questo punto di vista, dal punto di vista del tema che viene trattato, della confezione del tema e del dentro fuori, no? Cioè dello spazio della distrazione, dello spazio della concentrazione. E il pubblico è elastico, cioè il pubblico riesce in un secondo ovviamente a concentrarsi e poi subito dopo a distrarsi, a passare dalla serietà al suo contrario avanti e indietro 27 volte nella stessa serata. Lei, tra l'altro, Isabella, è stata ospitata con il suo lavoro nell'ultimo Tropici. Sono stata come spettatrice già a giugno e quello che ho notato, Tropici, Angelo Mai, non è un festival. No, è una cosa piccola, stiamo parlando in cui passano in 2-3 giorni massimo 300-400 persone. Sì, e probabilmente la situazione più seria, sia a livello di fruizione che di proposta, che di postura del pubblico, degli artisti e tutti qua, in cui io sono mai passata. Cioè, dove per me la serietà era creata dal fatto che riuscivo ad avere un'autogestione, cioè che c'era, non so, dei tempi sono molto stretti, quindi è una situazione che ti costringe comunque a seguire, a non perderti in troppi sorrisi, tutta una serie di apparati che magari si mettono in atto nel momento in cui si è un festival, si è una situazione, e vedevo che appunto cioè, c'era un passaggio, cioè una concentrazione che tutto il processo durava quasi per tutta la serata No, è una molto interessante. E non è che c'è nessuno, cioè nessuno alla porta, capito? Così, cioè Michele. Sì, sì. Non è... so se c'è di più fisico, ma credo ci fosse sempre solo Michele al massimo. Quasi, sì. Quindi. Cioè. Secondo me è un'esperienza super riuscita, come a livello di fruizione è molto speciale questa situazione. Sì, è un, diciamo, è una, non so dire in cosa è una formula, diciamo, diversa da altri, se non in quello che ho detto, cioè nel senso che fondamentalmente potrebbe anche dire un festival. In realtà non lo è per la sua periodicità innanzitutto, cioè per delle questioni tecniche. È un appuntamento variabile all'interno dell'anno che si ripete, più o meno ne abbiamo pensato 3-4 volte l'anno. È un il tipo di proposta è molto legata all'atto performativo, quindi a è questo quello che interessa a Michele, che è lui che fa la programmazione, cioè all'atto performativo nel senso più puro del termine, con uno sguardo ovviamente alla danza che è piuttosto importante, però è non so, è proprio c'è cioè una certa. Non so, è difficile parlare di tropici. C'è una certa tropicalità, sì, cioè c'è una certa rilassatezza nella proposta dura, perché comunque la proposta è piuttosto dura, nel senso che è bella, puntuta, precisa, con delle cose anche, diciamo, discutibili, ma che quando facciamo la programmazione ce le mettiamo volentieri, cioè nel senso con una, anche una direzione artistica rilassata, che questo si collega tanto a Perdutamente, cioè di prendersi la responsabilità anche di cose che non sappiamo bene come sono, cioè di
di essere, cioè di non essere una direzione artistica forte, no? In cui c'è uno sguardo preciso sulla qualità e delle cose che vengono proposte in quanto prodotti, ma di una qualità più generica, che è una qualità del pensiero e dell'atteggiamento di quell'artista, che poi magari viene lì e guarda un po', era proprio una cacata quella che ha portato, succede, cioè nel senso più una in streaming, diciamo io dico le parolacce. E, quindi anche questa è una cosa, cioè che uno, Michele chiama un artista e dice vabbè vieni con quello un po' che te pare, capito? Cioè non c'è una richiesta rispetto a un prodotto culturale preciso. Sì, quindi l'artista porta un po' quello, sì, porta un po' quello che pensa sia giusto portare, perché magari è una cosa che non riesce a programmare altrove, perché è un po' una deriva del suo lavoro, insomma è un po'. Poi è nata adesso in questo secondo episodio, siamo solo al secondo, il primo è stato a giugno, il secondo è appena finito, e in questo secondo episodio abbiamo iniziato a fare una commissione. Michele ha fatto una commissione coreografica a tre artisti che non si occupano di danza, e condanno delle, questa è una sua vecchia passione, quella delle istruzioni a distanza, quindi lui ha scritto una mail a questi, ha scelto degli artisti, ha scritto una mail a questi artisti con delle istruzioni, cioè gli ha commissionato una coreografia della durata di 5 minuti, ha dato un pezzo musicale che era quindi uguale per i tre artisti, quindi una durata, un pezzo musicale e tre gesti, uno per l'inizio, uno per la fine, uno per il centro della coreografia. E ha dato una sola indicazione, diciamo in questo caso una sola indicazione direi più di senso, che era quella di mostrare, di cercare di non raccontare se stessi attraverso il movimento, ma semplicemente di che il movimento raccontasse il movimento, che questa è un'indicazione più poetica, per il resto erano indicazioni molto tecniche. E sono state, diciamo, questo ovviamente può incorrere in dei disastri micidiali, cioè nel senso, se è una grande esposizione dal punto, per questi artisti, perché comunque sono artisti piuttosto, diciamo, riconoscibili, che però si mettono a fare una cosa che non sanno fare, che proprio non la sanno fare, che è quella della danza, della coreografia, del movimento. Però hanno accettato tutti e tre alla prima. Noi pensavamo che per trovare sti tre dovevamo fare, cioè, il giro di tutti gli artisti romani, perché lo volevamo fare con la programmazione è nazionale, non è con qualcosa di internazionale, però invece questa era una commissione che volevamo fare romana. Hanno accettato tutti e tre al primo, tutti e tre conoscevano Tropici, c'erano già venuti e quindi evidentemente si sentivano comodi, diciamo, in una direzione del genere. E questa, diciamo, è... Ciao! Al prossimo, grazie. Ciao. Cioè fa parte appunto di sperimentazioni rispetto alla costruzione di un tempo e uno spazio condiviso con altri artisti. Sì, no, fai domande così mi aiuti. No, pure ma è la domanda la mia. Sì. Come si fa a far entrare il pubblico in un'ottica del genere? Ma penso con dei segni, sai, con dei segni. Può essere anche che Roma è una città che comunque ha un bacino grosso di pubblico, di un certo tipo di... No, sicuramente a Roma manca... Cioè, diciamo, Tropici, penso, in questo, nel caso romano, va a... ad operare dove non c'è, cioè nel senso non c'è, quindi di cose del genere se ne dovrebbe occupare il Maxi, cioè dei musei di arte contemporanea, non c'è nessuna struttura romana che si occupa di performance, nel senso anche più vicino all'arte contemporanea, o comunque in quel terreno vago che è tra l'arte contemporanea e lo spettacolo dal vivo, quella roba lì, non se ne occupa nessuno in modo stabile, no? E quindi sicuramente è, cioè la performance paradossalmente va a parlare a un pubblico molto diverso dal pubblico teatrale, cioè che non è il pubblico di Art You Lost, cioè non è la famiglia così o i cittadini più le maestre, no?
però va a parlare a un pubblico che frequenta l'arte contemporanea, perché c'è un esercito di gente che va nei musei, perché per dire, no, non è l'arte contemporanea, non è che i musei sono sempre pieni, almeno a Roma c'è il Maxi, ci stanno le folle, gli eserciti, al Macro, idem, apre una cioè rispetto all'arte contemporanea c'è una grande preparazione all'incomprensibile, no? Piuttosto che nel teatro, cioè che c'è invece, che se uno non capisce bene c'ha... E quindi, per esempio, Tropici va molto ad appozzare a quel bacino là, che è quello che va a vedere le mostre, che frequenta le gallerie, e anche un popolo più notturno, no? Che magari va un po' più cool, se vuoi. Che però che il teatro lo sente, non lo conosce, però lo sente un po' vecchio, no? Comunque non è però lo stesso pubblico di altro posto, No, è un po' un pubblico, Tropici mischia un po' un pubblico notturno dell'Angelo Mai, perché comunque la gestione è rilassata, quindi sa che se non gli piace può uscire, non c'è quella cosa prestazionale anche dello spettatore, deve stare lì due, cioè capito? Sa che se non gli piace esce e c'è comunque il bar, c'è comunque l'osteria, c'è comunque la musica, capito? Non è disimpegnato, cioè viene e non è detto che debba vedere delle cose. E invece la reazione di non pubblico, più propriamente teatrale, ma proprio compagnia a un progetto del genere? Ma sono, diciamo, evidentemente anche relativo alle compagnie che invitiamo, no? Cioè alla tipologia di compagnie che vengono chiamate. Come spettatori. Ah, come spettatori? Beh, divertito. Divertito. Sì. Sì, divertito proprio, nel senso che comunque è uno spazio di libertà. Capito? Di fare anche così delle cose un po'. È molto chiaro, infatti ogni volta abbiamo sempre ragionato che ci fossero delle cose veramente improbabili, cioè come per sdoganare la questione, capito? Cioè, e anche che in mezzo ci sia una conferenza o qualcosa di veramente poco spettacolare, in modo che questi secondo me sono dei segni chiari, quando tu mi dici dei segni chiari, no? Sono questi, se tu gliene infili tre spettacoli uno dopo l'altro, uno più carino dell'altro, uno più bello dell'altro, e poi ne arriva uno sgangherato, quello sgangherato poracciolo, cioè, se invece è tutto, no, che non capisci bene, c'è la conferenza su il gioco d'azzardo e poi sì, magari questa volta c'era Chiara Guidi, ma era con una conferenza sulla voce, quindi due palle così, cioè nel senso una cosa, no, ma nel senso che se tu lo leggi, no, poi era, la gente era incantata, però tu lo leggi, dici mazza, alle 11 di sera la conferenza sulla voce, un'ora, no? Insomma, però sono segni chiari, cioè sono segni molto chiari che tu, anche per esempio a Perdutamente, un altro esperimento molto bello, era una cosa che c'era tutte le sere che si chiamava Courtesy Off, e erano 18 interventi, 18 piccole conferenze di mezz'ora, e su dei temi molto molto specifici. Quindi questo Michele l'ha fatto, questo di Tropici, e quindi ognuno ha lanciato il progetto, era una di quelle cose per tutti, e ognuno ha proposto un esperto. E quindi ogni giorno c'era, a orari più diversi, una conferenza di mezz'ora su qualcosa, ma su qualcosa veniva chiamato quel qualcuno a parlare di una cosa proprio specifica del proprio sapere. E questo era un segno chiarissimo, che spostava proprio il modo di guardare. E c'era, non so, mezz'ora sulla navigazione notturna a vela, la cura delle spade giapponesi, il treppiè nel tango, il buco, non so, la supernova, la cacca degli animali. Ma tutte persone molto esperte, cioè a parlare di quello, non so, della cacca, per esempio, sono una delle più gettonate, era un entomologo che studia gli animali e gli escrementi, cioè tutta questa cosa qui che è una divagazione assoluta, no? Cioè tu stai andando a teatro e senti parlare di una cosa veramente, cioè stai lì, oppure appunto c'era il maestro di box di Tony Clifton che ha parlato del gancio sinistro, cioè, e per questo era a tutti gli si chiedeva proprio una cosa, perché nello stesso tempo era un ragionamento più alto sul linguaggio specialistico, però insomma, diciamo, questo poi non è che era detto che tutti lo capissero, però era un lavoro su anche
cioè, diciamo, vedendolo a livello macro, era un lavoro sul linguaggio, no? E quindi sul linguaggio specialistico di ciascuna disciplina. Però questi secondo me sono dei segni. Ma i segni di cosa? Rispondeva alla domanda che ho fatto prima, cioè rispetto, cioè come dare dei segni al pubblico per farlo mettere nella giusta posizione, no? Nella giusta postura per guardare una cosa. Cioè sono degli elementi semplici, penso, cioè che sono di questo tipo, possono essere che tu vai lì e non te lo aspetti, no? Che c'è una cosa del genere, come può essere che c'è sempre il bar aperto, perché io sono una fissata del bar, però è veramente una condizione essenziale, è proprio, cioè che sia proprio chiaro che si può andare anche solo per quello. Anche, cioè, che scegliere di venirsi a bere lo spritz lì piuttosto che in un bar dove c'è solo il bar è proprio uno spostamento culturale, è una cosa vecchia come mio nonno, cioè, non per fare esterofilia, però è una cosa tipo normale in qualsiasi altro posto che non sia italiano, quindi che è normale da tanti punti di vista, economico, cioè usi quei soldi per poi investirli da un'altra parte, è proprio per una questione di atteggiamento. E comunque decidere di fare la propria sessione di internet nel foyer di uno spazio culturale dove dentro succedono le cose, dove magari tu non entri, non ci entri perché ti fa schifo il teatro, ma decidere di stare lì e poi magari tu con quell'artista ci parli quando lui esce a bersi il caffè, è una cosa seria, cioè non è una cosa così. E odorare solo il fatto che lì dentro succedano delle cose è una cosa seria, cioè al di là del fatto che poi tu ci entri e quella cosa la vedi e di quella cosa sei appassionato, ma creare spazi culturali in cui le cose succedono, anche succedono tuo malgrado, lontano da te, non ti interessa, ma prima o poi ci caschi. Cioè, noi finisco su Short Theater. Short Theater è diciamo un progetto di Area 06, che è questo collettivo di artisti e operatori nato nel 2001 a Roma, con l'obiettivo nel 2001, fallito clamorosamente, di avere uno spazio. Area 06 nasce con questo obiettivo, quindi ci mettiamo insieme, siamo sei, non siamo uno, e era un momento in cui era il momento del Troni, era il momento un po' in cui sembrava che degli spazi si potessero avere. Era un anno dopo l'apertura del Teatro India, era Martone, era il direttore del Teatro di Roma, Mario Martone, che ha aperto il Teatro India e che poi è stato obbligato a dimettersi. Abbiamo occupato il Teatro India, cioè nulla è successo, sonno, morte, finito. Diciamo, Area 06 continuava ad esistere con dei progetti sporadici, molto, io non ci lavoravo, quindi ne ho solo il racconto, e con dei progetti sporadici, poi dopo, a partire dal 2005, si è riattivata intorno a un progetto di decentramento, quindi tutta quella roba del testimone di Geova, che di cui parlavamo prima, del ravvivamento culturale di zone depresse della regione Lazio, e ci siamo concentrati in Ciociaria. In quell'anno lì il Teatro di Roma chiede a Fabrizio Arcuri, il regista di Accademia degli Artefatti, di proporre un festival, un momento, una roba così. Un progetto che doveva, non proporre un festival, perché doveva essere un anno, cioè doveva essere un progetto specifico legato a un tempo, un anno, il 2006, e Fabrizio ha coinvolto Area 06 e quindi ha chiesto, diciamo, sostegno a tutta, lui fa parte di Area 06, e quindi è nata, diciamo, Short Theater, si chiama così perché quell'anno il progetto era sui formati brevi, e poi è diventato un festival, cioè, diciamo, e poi è diventata una cosa che la facciamo da 8 anni e che ha cambiato anche tanto forma, ha cambiato rapporti all'interno, la squadra, diciamo, fondamentalmente adesso ha un assetto da festival, anche se è una parola strana, comunque ha un assetto da festival, c'è una direzione
c'è un'ideazione che è collettiva, che quindi che è Area 06, c'è la programmazione che è di Fabrizio Arcuri, per me c'è la, io sono la direttrice organizzativa e la coordinatrice del festival, poi tutte le aree, poi qua vi lascio i libretti, insomma tutto un festival, diciamo, uno staff. Ogni anno, cioè, quindi siamo nati al Teatro India, abbiamo, prima era luglio, poi ci siamo assestati su settembre, e quello che cerchiamo di fare da tanto tempo è cercare di, e torno alla cosa dell'assenza degli spazi, ma giuro che non è per lamentarsi, ma è proporre una modalità di gestione di uno spazio. È nato così il Short Theater, cioè è nato con una rivendicazione politica all'inizio, che l'ha persa quella, ne ha diciamo poste altre, che era, secondo noi, così deve essere il Teatro India, cioè così questo posto dovrebbe essere utilizzato, con gli spazi che funzionano in contemporanea, con tanti artisti che stanno qua, che ci vivono, con il bar aperto, con la discoteca la sera, con migliaia di persone che vengono, perché ci vengono migliaia di persone, perché loro hanno, il Teatro di Roma ha sempre trattato il Teatro India come che è complicato, perché d'estate chiudono, il Teatro India è sul fiume, è uno dei posti più belli di Roma, sotto al gazzometro, ci fanno 5 gradi in meno che nel resto della città, cioè d'estate dovrebbe essere tipo, loro lo chiudono d'estate, quindi insomma, diciamo, è proprio uno scempio di quelli. Quindi insomma siamo molto nati molto legati a questo, e abbiamo iniziato a portare a Roma le cose che a Roma non ci venivano un po', e perché in quel vuoto che c'è, trovo un po' in generale, sul livello medio, e per medio non parlo di media qualità, ma media grandezza, no? Perché le cose contemporanee, grandi, hanno una casa che è Europa, parlo proprio della mia città. Le cose piccole hanno una casa che è quella dei centri sociali, una casa illegale, però comunque c'è un circuito rispetto a questo, i piccoli teatri privati romani, ma le cose medie non c'è verso di vederle, ma proprio non c'è verso. Cioè quel formato che è sia generazionalmente che produttivamente medio non ha luogo. Sì, che proprio quello spazio medio, abbiamo iniziato l'altra sera a parlare di gap, io ovviamente magari non mi hanno capito, perché preso questo gap, c'è un gap. E l'altro gap, l'altra questione è quella generazionale, che cioè cercare di essere intergenerazionali, cioè di mettere all'interno dello stesso luogo delle persone, non so, faccio degli esempi teatrali, non so. Cioè che insieme c'è Teatro delle Albe e Teatro Sotterraneo, ma Teatro Sotterraneo nel 2006, cioè Teatro Sotterraneo che avevano appena vinto il premio Scenario, cioè mettere insieme quindi provenienze generazionali che di solito sono un po' separate perché abitano luoghi diversi. Crescendo negli anni, questa cosa siamo riusciti a farla a livello internazionale, quindi la permeabilità e la convivenza è molto più ampia, più o meno il 50% della programmazione di Short Theater oggi è internazionale, e internazionale sempre di quella fascia lì, cioè non è che non ci viene Alain Platel a Short Theater, perché va a Roma, Europa, ci vengono quel livello medio appunto. E con cui è interessante, pensiamo, per gli artisti italiani confrontarsi per vedere loro come si può rimanere in quella cosa lì, perché non si vuole entrare in un meccanismo di grandi produzioni, ma come esiste una circuitazione di tutto questo molto ampia in Europa. È qui che l'unica circuitazione è quella dei festival, e quindi insomma quelle 7 date l'anno che... gli stabili di innovazione, perché di questo si dovevano occupare, no? E di questo non si occupano. Insomma, quindi Short Theater è nato al Teatro India, e lì si è configurato, e sicuramente è stato estremamente influenzato da una configurazione architettonica di quel posto, di tutto quello che quel posto suggeriva.
tre anni fa, cioè quattro anni fa, abbiamo iniziato a pensare di trovare anche un altro luogo, cioè di sganciarci da questa identificazione completa con il Teatro India, anche perché per vari motivi, anche perché non volevamo essere del Teatro di Roma. E abbiamo chiesto uno spazio che è la Pelanda, che è uno dei padiglioni del Macro, che è il Museo d'Arte Contemporanea di Roma, che è situato nell'ex mattatoio a Testaccio, ha diversi padiglioni. Uno di questi padiglioni è la Pelanda, dove pelavano i maiali, che aveva avuto una ristrutturazione particolare. 8 anni prima, un'altra tragedia romana, era stato ristrutturato per lo spettacolo dal vivo, perché doveva diventare un centro di produzione dello spettacolo dal vivo, non di fruizione, solo di produzione. Finito, cioè l'hanno solo ristrutturato, morto, finito, però è uno spazio che si presta allo spettacolo dal vivo, perché invece di avere le colonne, capito? Cioè, diciamo, è uno spazio multiplo, per alcune cose simile a India, tra l'altro è molto bella questa cosa che al di là, cioè noi abbiamo il gazzometro come spartiacque, perché da un lato del fiume c'è il Teatro India, esattamente di fronte c'è il mattatoio, quindi siamo, diciamo, dai due lati del fiume. E è uno spazio multiplo con più sale, che quindi permette una programmazione fitta di eventi all'interno della stessa serata. Ha uno spazio esterno come il Teatro India, che per noi è fondamentale sia per l'offerta di spettacoli gratuiti, spettacoli o concerti gratuiti, che è una parte importante di Short Theater, sia per una gestione più libera dello spazio, il bar, la discoteca e tutto quello di cui parlavamo prima. E quindi sono simili ma molto diversi, perché la Pelanda, nonostante fosse stata ristrutturata per lo spettacolo dal vivo, questa è una cosa che so io e altre persone che lavorano in questo settore, per il pubblico è uno spazio del Macro, quindi uno spazio del Museo d'Arte Contemporanea, e i luoghi chiamano gli spettatori, e quindi al Macro, cioè quando siamo entrati alla Pelanda, abbiamo avuto tutta un'altra fetta di pubblico che non conoscevamo, che è il pubblico che frequenta il Macro, che frequenta l'arte contemporanea, che è un pubblico molto trasversale, perché passi dai sessantenni colti che gli piace l'arte contemporanea e quindi si incuriosiscono, al Macro fanno una cosa, la vanno a vedere, sia dai giovani hipster che frequentano l'arte contemporanea e la musica, perché di solito l'arte contemporanea e la musica di solito sono ambiti culturali che sono molto, diciamo, la cui fruizione di solito è fatta da persone simili, più che il teatro. E quindi, diciamo, è stato molto importante per Short Theater questo passaggio, perché ha proprio aperto a un altro mondo, che ci permette, tra l'altro, di spingere la programmazione molto più in là, perché è un pubblico che, cioè, un sessantenne abituato all'arte contemporanea non ha nessun tipo di problema rispetto alla comprensione, proprio l'ha superata, ma da mo quel problema, ho capito, non ho capito, cioè proprio siamo da un'altra parte, quindi è un pubblico molto rispondente, che tra l'altro aiuta pure tutto quell'altro, cioè non so, è tutto un altro flusso che ci ha permesso, penso anche a noi, di rischiare di più, di essere più puntuali, non su tutta la programmazione, perché anche Short Theater, poi vedrete il programma per esempio di quest'anno, è molto eterogeneo, cioè non è riconducibile a un gusto preciso, non è un festival che difende una linea di direzione artistica chiara, ma cerca di difendere un territorio, diciamo, e di creare un territorio possibile di convivenza tra diversi artisti, mondi, spettatori, cioè di fare comunità, e una comunità appunto piena di cose diverse, che non si assomigliano per niente, appunto è una scelta, ma questa è una scelta anche legata al fatto di essere in quel posto, di essere a Roma, non è un festival che ha deciso di
non so, per esempio Drò o Sant'Arcangelo hanno delle direzioni artistiche molto chiare e sono conosciuti a livello nazionale ed europeo per delle direzioni artistiche molto leggibili.